Gita numero 23. Oggi andiamo a Riva Rossa, partenza Costa Merlassino. Oggi ci troviamo a Costa Merlassino. Proseguiamo questo sentiero dove ci porterà in cima a quei monti là. Quello è il Borbera. Guarda qua, la terra argillosa tipica dei Calanchi. Ah, è tipica? Sì. Qua in alto si va al Monte Barilaro, laggiù invece qui alla mia sinistra si va a Molo Borbera e al torrente Borbera, e di là si va alle Rive Rosse. Noi andiamo alle Rive, Rive Rosse. Siamo alla sella del Monte Gavassa. Per Riva Rossa il sentiero 208, ancora 30 minuti. Pensavo meno. Caprifoglio. Lungo il fiume incontriamo Cantalupo Ligure, Albera Ligure e Cabella Ligure. La chiesetta, lì siamo quasi arrivati. Le terre rosse. Una nuvola strana. Quella è la cima delle tre croci. Laggiù, quello con le antenne e il giarolo. Il Panà e il Gropà. Monte più alto della zona. Madonna di Riva Rossa. Qua comincia il paesino di Riva Rossa. Sono tutti ruderi. Ma tranne al centro, che se non ricordo male, dovrebbe esserci una sorta di rifugio. Sì, il resto comunque sono tutte così. Riva Rossa è la frazione più elevata del comune di Borghetto Borbera. Quasi tutti gli abitanti sono emigrati in Sud America già dal 1956. Ovi andante che qui giungi, trova conforto e riposo in questo bivacco. Lascia un segno del tuo passaggio con parole semplici ed educate. Le foto del restauro.
Qui in questo prato una volta c'era un laghetto che serviva per abbeverare gli animali domestici. Le tre croci, il fiume Borbera. Deviazione al Barilaro. Qua in alto si va al monte Barilaro. Monte Barilaro. 804 metri. Vedi con la luce. La Madonna di Tortò. 5 minuti per arrivare quassù, una piccola deviazione di 5 minuti, ma merita tantissimo. È bellissimo quassù. Questa gita nel paese fantasma di Rivarossa, dove la natura invadente si riappropria dei suoi spazi, finisce qui. Chilometri percorsi quasi 11, ore di cammino 3 e un po', dislivello 549 metri. Buone gite a tutti!